Chi l'ha detto che i camini devono fumare? Queste due stufe a legna dimostrano come sia possibile ridurre fumo ed emissioni inquinanti solo facendo attenzione a come vengono accese. Nella stufa a sinistra i ciocchi più grandi vengono accatastati in basso. Sopra di questi viene posto il modulo di accensione composto da alcuni ciocchi di piccole dimensioni e due accendifuoco. Questi ultimi sono fatti di lana di legno imbevuta nella cera. Nella stufa a destra inseriamo il legno usando il metodo normalmente usato da ognuno di noi. Un po' di legna fine in basso e di ciocchi più grandi appoggiati sopra. Nella stufa a sinistra il fuoco viene acceso dall'alto. Gli accendifuochi bruciano lentamente ed innescano la combustione dei ciocchi più piccoli. Nella stufa a destra il fuoco viene acceso dal basso e all'interno della stufa si sviluppa subito del fumo. Dal camino di sinistra si vede uscire pochissimo fumo, mentre quello di destra fuma in modo consistente. Il metodo utilizzato per accendere il fuoco influenza in modo importante anche le emissioni di inquinanti. Il fumo della stufa in cui vi è una cattiva combustione contiene una concentrazione di monossido di carbonio 4 volte maggiore rispetto al fumo prodotto dall'altra stufa. Accendere bene il fuoco fa bene all'ambiente, ma anche alla propria salute. Riscaldare con la legna, ma bene. Una campagna informativa dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, in collaborazione con il gruppo professionale degli spazzacamini dell'APA. Per maggiori informazioni,